Mister, se leggiamo il risultato non c'è nulla da dire, però come spesso succede alla Samp il risultato non è veritiero, no? Ma sa, loro fanno 1-0 nel primo tempo, un bel gol dove noi siamo stati così così in difesa. Noi speriamo sempre di recuperare questo risultato e abbiamo anche possibilità di farlo, perché mettiamo Milan, non dico in crisi, però mettiamo Milan in difficoltà ogni tanto e loro non giocano meglio di noi finché siamo 11 contro 11 in campo. Poi quando siamo rimasti in 10 la partita diventa troppo difficile per noi. Non abbiamo la forza nelle gambe più di mettere Milan in difficoltà. Poi quando fanno 2-0 è buonanotte più o meno, è niente più da fare, né mentalmente né fisicamente, però capisco anche i ragazzi, là era chiusa la partita. Ecco, il pubblico è stato simpaticissimo, malgrado la sconfitta. Se qualcuno fosse entrato 10 minuti alla fine, avrebbe pensato che la Samp avesse vinto, fosse in vantaggio di qualche gol, perché era un continuo cantare e saltare. Hanno capito che la Samp ha un po' patito la fatica di giovedì e, contenti di quel risultato, hanno accettato anche questa sconfitta. Sì, il pubblico ha fatto un strano modo di protesta. Hanno anche chiamato l'arbitro a segnare. Sì, ho sentito questo. Però, come sempre, vedremo la televisione stasera se l'espulsione è giusto o non giusto. Però, niente da dire. Milan ha vinto 3-0, complimenti a loro. Altre cose, parliamo un'altra volta. Ecco, un altro giocatore che domenica non ci sarà perché espulsione, Mannini. Quindi la situazione nella retroguardia blucerchiata come si evolve? Ma adesso c'è la sosta, viene bene per noi, benissimo anzi, perché abbiamo avuto tante partite dure, difficili, c'è bisogno di recuperare un po' di gente. Spero che Marco Rossi sta pronto per la prossima. Pietro Virchow forse non doveva giocare il secondo tempo, lui non aveva la forza più il scatto e così purtroppo, e vedremo quanto grave infortunio di lui. Ecco, tutti ci aspettavamo Jugovic in formazione, invece neanche in panchina. No, Jugovic sta male, Jugovic ha un ginocchio gonfio e non poteva allenarsi ieri, è l'unico motivo perché lui non è stato in campo oggi. È andata molto bene anche questa domenica. Naturalmente è fondamentale per il Milan aver segnato subito. La partita si è presentata in discesa, quindi siamo riusciti a fare altri 2 gol. Ecco, quello di Albertini è abbastanza casuale, ci raccontava lui prima che voleva crossare per qualcuno di voi, è stato anche poi il gol decisivo perché da quel momento in poi la partita si è chiusa con la Sampdoria in 10 uomini. Ma sicuramente non voleva forse tirare lì, però comunque ha cercato quel tipo di traiettoria. L'importante è provare le cose, nella vita se non si prova niente non si combina niente. Con Milan implacabile, il quarto successo di fila, se non ricordo male. Sì, è un ottimo periodo, a parte lo scivolone di Roma con la Lazio, credo che il Milan in questo momento stia giocando veramente bene.